Cultura e denaro vanno a braccetto, almeno qui ad Abu Dhabi, dove è stato inaugurato il Louvre del deserto, frutto di 10 anni di lavoro, di un accordo intergovernativo firmato nel 2007, che per la modica cifra di 1,2 miliardi di dollari ha visto Parigi cedere, come in una sorta di franchising, il nome del più noto museo di casa propria e per cui si impegna in un'attiva collaborazione artistica che la vedrà prestare delle opere d'arte. Quello che sta accadendo qui, ha dichiarato Emmanuel Macron, è completamente diverso, non c'è niente di più urgente, in realtà niente di più importante che promuovere la cultura, l'educazione, la bellezza e quanto possa esprimere nel modo più alto la nostra umanità. Progettato dall'architetto Jean Nouvel, si ispira a una Medina orientale. Apre al pubblico sabato prossimo.